Sono Francesco, parte dell'animalità che a Imperia, diciamo. Però sono quindi stati liberati. Allora, quindi vivo con prendo cura di animali che vivono, diciamo, liberi da oppressioni di vario tipo. Però allo stesso tempo sono etologo, quindi diciamo, qua porto un contributo dal punto di vista scientifico, perché in questa guerra contro i selvatici in particolare, noi pensiamo che la guerra venga mossa su delle basi scientifiche, rigorose, ed è così che viene passato, no? In realtà, come ragionamento scientifico, c'è veramente poco. Sentite, io ogni tanto faccio la verifica, quindi. Gran parte in genere un'istituzione, oggigiorno, a chi si rivolge per gestire una questione con gli animali, o si rivolge a enti, altre istituzioni, eccetera, che hanno una matrice culturale venatoria, se si parla di selvatici, o si rivolge a istituzioni, enti, eccetera, eccetera, che hanno una matrice agricolo agro-zootecnica. Quindi non è che si rivolgono, diciamo, a qualcuno che, diciamo, non di parte in questa cosa, ad una parte terza, ma in genere le matrici sono queste qui. Quindi per la gestione dei selvatici si rifà a una cultura, anche se poi non viene dichiarata, comunque un retroterra culturale venatorio, in cui la soluzione più semplice che viene in mente è quella dell'abbattimento, quindi del contenimento tramite abbattimento, perché è quella che viene più semplice a questa matrice culturale. Quando si parla di animali domestici, diventa quindi poi il contenimento, eccetera, eccetera. Però da biologo e da etologo, a me viene da pensare sempre, io sono stato, diciamo, istruito così all'università, un animale che varca un confine è un aspetto biologico, cioè biologia non è una cosa pazza, una cosa strana. In realtà per un cinghiale la differenza tra un'area naturale e un centro urbano non è così tanta. Noi siamo più noi umani, troppo umani, che facciamo la differenza fra natura e cultura, fra natura e città, fra natura e industriale. Ma per un cinghiale camminare qua o camminare dentro un bosco non è una grandissima differenza. Questa è la prima cosa. Questo è importante anche per l'attivismo, cioè per un attivismo che non sia orientato a pensare che un cinghiale deve stare in un bosco, un orso su una montagna e un lupo in una vallata nascosta. Ma un cinghiale non è solo il cibo che li porta in un ambiente urbano, che può essere una delle motivazioni, non è l'unica. Tra l'altro, per un cinghiale, conoscendoli, l'ultimo problema è quello del cibo. Noi li pensiamo degli animali affamati, in cerca di cibo. Loro è più la ricerca del cibo che l'ottenimento del cibo. Quindi questo poi è un altro ragionamento. Quindi la motivazione cibo c'è, ma anche parziale. Voi considerate che a Berlino, quindi non stiamo parlando dei cassonetti di Roma, no, o di qualunque città italiana che non vengono trascurati, i cinghiali vanno nei cassonetti, cioè. A Berlino sono stati censiti circa 3.000 cinghiali urbani. 3.000, quindi non so i cassonetti, io non so. Io ho vissuto in Nord Europa, lì proprio non c'è possibilità per un cinghiale arrivare ai cassonetti. Quindi già questa motivazione è discutibile. Probabile, ma non così assoluta come verità, però diamola come abbastanza possibile. Poi l'altra motivazione è perché si spostano dai territori loro, proprio dai loro posti naturali, chiamiamoli così, che anche parlare di natura, un lupo si rivolterebbe, diciamo, perché il concetto di natura è molto ampio e vasto. Articolato. L'altra motivazione è quindi che si spostano dai boschi perché c'è disturbo non solo venatorio, ma anche da parte del turismo, da parte dell'intrattenimento,
di alcune dita, di alcune attività sportive. Ma poi c'è una terza motivazione da parte dell'edilizia, no, che rovina territorio, no, rovina boschi, da parte dell'utilizzo dei boschi stessi. Ma c'è un'altra motivazione, e questa motivazione qui noi non riusciamo a coglierla bene fino a quando non riconosciamo, da un punto di vista biologico, etologico e proprio da un punto di vista pratico, direi, riconosciamo la motivazione intrinseca, che è una motivazione che ognuno di noi animali ha, che non deriva da una motivazione esterna che può essere il cibo. Noi pensiamo che il cibo sia qualcosa di assolutamente importante, anche per un cane, no? Per un cavallo, per un umano. Quindi c'è una motivazione intrinseca che porta ogni animale, indipendentemente dalla specie di appartenenza, a esplorare il mondo. Fa parte, è proprio un fenomeno biologico. Noi ci meravigliamo che questi cinghiali, un po' i cinghiali, perché i cinghiali sono più appariscenti, ma perché c'è un vero terra culturale che li rende tali, anche perché sarebbero assolutamente cognitivi a muoversi anche qua. Li immaginiamo quindi, ma ci sono tanti altri animali selvatici che varcano le soglie. E questa cosa qui, quando io facevo l'università a Parma, nella prima metà degli anni Ottanta, questa è una cosa che racconto sempre per farvi capire proprio di cosa stiamo parlando. Io ero allievo del professore Mainardi, quindi comunque all'interno di una parte universitaria in cui l'etologia era proprio ai primordi, una delle era poco una materia sconosciuta assolutamente. Adesso siamo quasi tutti etologi un po'. Però all'epoca ricordo che i professori venivano in classe e dicevano: ragazzi, c'è una notizia fantastica, la dobbiamo assolutamente condividere. Sono state osservate delle volpi muoversi nei sobborghi di Londra. Portavano i video, vedevamo i video e tutti in maniera entusiasta. Wow, le volpi nei sobborghi di Londra, fantastico, sembrava di vedere degli extraterrestri muoversi anche vicino ai cassonetti. Le volpi, no, che esploravano nei vicoli di Londra, eccetera, eccetera. Quindi era per noi un valore, noi eravamo dei naturalisti, cioè noi eravamo focalizzati sull'etologia, quindi sullo studio del comportamento in natura, eccetera. Quindi avere degli animali selvatici in ambiente urbano era fantastico. Poi tipo il falco pellegrino che nidifica nel Colosseo. Io ho fatto campi antibracconaggio e antifalconeria da quando avevo 14 anni e ricordo che per presidiare il nido di un falco pellegrino in Cilento, io sono salernitano, diciamo, ricordo che io facevo un presidio quando c'erano le uova, perché poi se no arrivavano i falconieri anche dalla Germania a prelevare le uova, ricordo. Io presidiavo lì, ma era difficile perché ti doveva stare sulle scogliere, diciamo, davanti al mare, diciamo. E quindi avere un falco pellegrino al Colosseo, wow, è una cosa fantastica. Oh, il falco, sai, è carino, è bello, bello, sta lì, eccetera, eccetera. La volpe più o meno è simpatica, va lì, eccetera, eccetera. Il cinghiale no, è un altro tipo di animale. E invece, diciamo, io adesso sto conducendo una ricerca di etologia sui cinghiali che vivono in città a Genova. Il Bisagno, che è un fiume che attraversa Genova, quindi le persone che stanno alla fermata e ci stanno questi cinghiali che ormai sono stabili lì nel greto del fiume. Tipo qualcuno che prende il sole, qualcuno che trufola, uno che sta invece aspettando l'autobus vede il cellulare, un altro che sta facendo altre cose, altri pensieri, sta pensando che deve fare al lavoro, eccetera, eccetera. Intanto si girano e vedono i cinghiali qui giù. Quindi per gran parte di queste persone, di questi umani genovesi, la convivenza è già un dato di fatto. Noi spesso parliamo di convivenza, dobbiamo convivere, dobbiamo coesistere, dobbiamo imparare a coabitare. Quelli coabitano e abbiamo, diciamo, macchine che passano tutte le parti sopra. E quindi io sto cercando di capire questi cinghiali qui che tipo di coesistenza si può andare a fare. Perché io ricordo sempre che l'etologia, quella almeno
che mi ha fatto spostare da Salerno a Parma all'epoca è qualcosa che era dedicata all'epoca non a migliorare le uccisioni, a renderle più etiche, non a migliorare lo sfruttamento, ma era dedicata a innalzare i livelli di tutela e protezione fini a se stessi, cioè alla tutela della fauna selvatica. Questa era l'etologia all'epoca, non c'era un'applicazione così. Invece oggi l'etologia cade nel tranello del dover essere qualcosa di applicabile, che deve tornare funzionale, diciamo. E quindi quella è un'altra trappola. Quindi, ritornando ai cinghiali, ma anche ad altre animalità, quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica che questo fenomeno qui deriva non da anni, non da processi di anni, neanche di decenni, ma neanche di secoli, ma neanche di millenni. A parte che animali selvatici hanno frequentato i centri urbani da quando i centri urbani sono iniziati a essere concepiti dagli umani, ma questa cosa qui deriva da un processo biologico evolutivo che, se mi giro indietro, data decine di milioni di anni. Cosa voglio dire? Che un cinghiale, una volpe, una lucertola, una gallina, qualsiasi animale ha dentro di sé una storia biologica evolutiva lunghissima di movimento. Anche gli umani, gli animali umani, sono animali, io li definirei da, dirlo, in questo contesto, però sono animali da movimento, cioè sono migranti. Noi siamo tutti migranti, proprio sapiens, Homo sapiens, Neanderthal, Ergaster, tutti gli ominidi prima erano animali in movimento, si spostavano da una parte all'altra. Quindi per un cinghiale può essere anche molto deprimente un bosco. Se tu dici no, ma io voglio che stanno in quel bosco lì, ma può diventare molto deprimente e noioso per un cinghiale il bosco, così come per un orso. Noi spesso consideriamo gli animali selvatici come delle sorte di soprammobili carini che mettiamo nei posti naturali, quindi il lupo lo mettiamo lì, però poi non deve dare fastidio agli allevatori, l'orso lo mettiamo lì, però poi non deve entrare nei centri urbani, i cinghiali li dobbiamo respingere di là. Ma tutto questo respingimento, questo controllo anche con gli abbattimenti, è una cosa di una utopia, è di una utopia estrema, perché tu puoi anche rimuovere tutte le famiglie, che poi sono famiglie nel greto del bisogno, perché non è carino che stanno in città, eh? Ne arriveranno altri. Perché anzi, quando io dico che i cinghiali sono la soluzione, e non il problema, voglio dire che sono quei cinghiali di Genova che presidiano il bisogno, sono le famiglie di cinghiali stabili e familiarizzati che evitano che altri cinghiali arrivano. Ma questa è proprio la base dell'etologia. Se tu rimuovi un gruppo di animali che è stabile lì, ne arriverà un altro che sarà molto più reattivo perché meno familiarizzato. E poi è anche interessante capire chi sono i cinghiali oggi, perché si deve cambiare, si deve uscire da una visione un po' museale dell'animalità, no? Non solo troppo romantica, ma proprio da museo. E quindi capire i cinghiali oggi è anche interessante, appunto, da questa ricerca che sto facendo a Genova, capire che all'interno, e spesso si dice, i maschi tendono a isolarsi e a stare con le femmine solo nel periodo riproduttivo. Per esempio, questi dei cinghiali del bisogno cambiano cultura, che è anche un fatto culturale, non è che sono fissi in un museo, metti lì alla leggenda, si comportano così, cambiano in base alla cultura che acquisiscono. Questo la conosciamo benissimo dagli uccelli. Ci sono gruppi di uccelli appartenenti alla che creano che hanno delle voci diverse da gruppo familiare a gruppo familiare, no? Questa è proprio una cosa vecchia dell'etologia. Quindi questi cinghiali hanno anche quindi delle caratteristiche comportamentali e sociali particolari. Quindi i maschi stanno praticamente tutto il tempo, tutto l'arco dell'anno
questo lo devo poi consolidare come conoscenza perché sono solo all'inizio, però stanno tutto l'arco dell'anno con le femmine. Tra l'altro sempre si dice c'è il maschio e le femmine. In realtà nel gruppo che sto seguendo in particolare, che si chiama il gruppo dell'orso, perché il maschio principale di questo gruppo, quando lo vedi seduto sul greto del fiume, no? Mentre passano ambulanze, polizia, lui sta seduto così e vede l'acqua passare, e se lo vedi dalle spalle, da dietro, sembra un orso seduto. C'ha anche un pelo un po' chiaro, diciamo. Quindi il orso è il suo gruppo. C'è un altro maschio che orso avrà tra i 9 e i 10 anni, e quest'altro avrà tra i 5 e i 6 anni, quindi comunque già adulto. E noi immaginiamo sempre due maschi che poi si contendono. E invece no, nel senso che fanno molti momenti affiliativi, a volte si avvicinano l'uno all'altro e fanno... Guarda, guarda che spalla che ho, fanno questo affiancamento e fanno tipicamente i cinghiali, ma non intestano. Non innescano una lista, scusate, ma io sono sempre in movimento, quindi sono animale, quindi. Non innescano, sai, la lite, la rissa, cioè, fanno un po', dice, guarda, io ho questa spalla qua, guarda com'è muscoloso di qua, fanno un po' i culturisti, diciamo così, e poi si separano. Uno se ne va a dormire da una parte, orso, e quello più giovane, giovane relativamente, invece gestisce un po' le dinamiche dei cuccioli. Cuccioli parliamo di 7-8 mesi, no? Quindi già grandetti. E spesso questi cuccioli iniziano a fare un po' troppo giochi reattivi. E mentre stanno facendo un gioco troppo reattivo, tu vedi che questo qui si avvicina in questa modalità qua. Ma mi allontano, tanto faccio. Quindi ci stanno i due piccoli lì, lui arriva, così proprio. E qui vicino... si mette vicino ai due che si separano, ovviamente dice mo questo, invece no, rimane così in mezzo, i due si separano e gli altri pure che si separano, lui poi si muove, se ne va verso il fiume e viene seguito da tutti quanti, quindi regola un po' la reattività dei più giovani, diciamo così, quindi c'ha questo, si è preso questo ruolo qui, anche perché gli piacerà farlo, no? Non è solo perché è una cosa biologica, ma questo succede anche tra i cavalli. Cavalli rinselvatichiti come i Mustang in America sono stati osservati da etologi che all'interno spesso noi pensiamo sempre allo stallone e alle femmine. Stallone, le femmine. In realtà spesso lo stallone è affiancato da altri maschi che non si riproducono, ma semplicemente intrattengono le femmine, fanno delle attività di affiliazione con le femmine, stanno in mezzo lì, cercano di capire se c'è qualche pericolo, quindi un po' aiutano lo stallone, diciamo così. Ma tra l'altro lo stallone con i maschi, una volta ricordo che stavo osservando un gruppo di cavalli e vedevo che c'erano, mancavano due cavalli, ho detto sicuramente lo stallone con una femmina sta facendo delle azioni, invece era a fare un'attività di esplorazione del territorio insieme a un altro maschio. No? E quindi questo è interessante, capire che non tutti quelli gli animali che vivono in natura si riproducono, ci sono alcuni che proprio non hanno questo desiderio, tant'è vero che non è detto che uno stallone si riproduca un maschio, ci sono maschi che non si riprodurranno mai, così come femmine, e che qualcuno diciamo ha un'energia di un tipo, qualcun altro di un altro tipo. E quindi noi andando a guardare queste cose qui, noi ricostruiamo, noi decostruiamo, perché il processo di decostruzione di una conoscenza è importante, e la ricostruiamo in un'altra modalità, sempre basata sul ragionamento scientifico, quindi sempre non così vaga, improvvisata, basata sull'amore, ma proprio su una conoscenza pratica, anche di vita. Io vivo con delle maiale, le titane, e quindi proprio vedere i comportamenti socio-affiliativi tra loro quanto sono importanti. Tra l'altro si studiano pure nei dinosauri, mentre prima i paleoartisti, che sono quegli artisti che riproducono la vita dei dinosauri, prima facevano solo scene di scannamenti, cioè tu non potevi vedere una cosa di un paleoartista se non uno scannamento sempre del solito T-Rex che ammazzava tutti quanti.
Invece adesso i paleoartisti, sulla base delle ricerche paleontologiche, quindi dei risultati delle ricerche paleontologiche, iniziano a riprodurre una vita diversa. E ricordo l'immagine di due stegosauri, tipicamente agli stegosauri li vediamo sempre molto in piedi, letargici, stesi a terra, quindi già situazione socio-affiliativa, sociale, che annusano un micromammifero, una specie di topo, diciamo. Così, questa era la scena. Questo vuol dire che proprio drammaticamente anche la scienza deve essere in continua evoluzione, e anche uno scienziato ha il dovere, la responsabilità di vedere le cose anche da una cultura antispecista, perché aiuta paradossalmente a essere più oggettivo, a tirarsi dietro meno ideologie. Ok? Quindi un'etologia antispecista è quello che auspico per i prossimi anni, quindi giovani studenti in scienze naturali, biologia, veterinaria, eccetera, eccetera, abbiamo bisogno di quello. Bravo! Grazie! Grazie.